avanti nelle tette cose che hanno detto anche altri compagni meglio di me, ma che per esempio credo che Pino abbia sintetizzato in poche battute ironiche che qual è il concetto probabilmente che sta dietro a confederalità sociale, che qui a Milano abbiamo visto bene con iniziative estemporanee che fanno la cui finalità non è risolvere i problemi del lavoratore ma è conquistare lo spazio sui giovani. Io però credo che una cosa dobbiamo correggere della nostra impostazione, che è questa. Io non ho avuto tempo di farlo stamattina, ma se avevo a casa la carta io lo mettevo qua una cosa, uno striscione. I fatti hanno la testa dura. Vi ricordate il documento che venne fatto contro quelli che contestavano? Io credo che noi dobbiamo uscire. No, è vero, avete ragione. I fatti hanno la testa dura perché noi non siamo una minoranza e vi spiego perché. Noi siamo parte di quelle compagnie che alla conferenza nazionale che facciamo ha votato maggioranza, due astenuti e due contrari, se non ricordo male, delle mozioni, e due di queste dicevano delle cose fondamentali che non sono state fatte, non da noi, da un gruppo di leggende. Una era, si discute delle risorse dell'organizzazione entro settembre 2015, diciamo a 31 gennaio, e questo gruppo dirigente, la maggioranza, non ha discusso assolutamente questa cosa. Seconda cosa era la confederalità sociale, bisogna discutere chiaramente che cos'è, perché per esempio noi, io ho fatto un intervento collettivo a nome di tutti i compagni della Lombardia, dicendo che avevamo delle nostre perplessità su quell'impostazione, se invece si intendeva altro si ragionava. Mentre invece una settimana dopo sul sito è comparso il link alla confederalità sociale. Allora, ecco perché dico, noi non siamo una minoranza, qui siamo in atto, qui c'è in atto un golpe dall'alto, un cambiamento della linea sindacale senza andare al confronto con i lavoratori e senza esplicitare che cosa si intende. E per far questo, io per farla breve, vi dirò che io lavoro al Comune di Milano, che dopo praticamente la disintegrazione della Fiat è la più grande realtà produttiva del nord Italia, ancora pochi anni fa 18.000 dipendenti, dove quando abbiamo costituito USD eravamo insieme, io vengo da SDL, eravamo oltre 1.000 iscritti secondo sindacato e avevamo una iniziativa sindacale di un certo tipo. Lì si è sperimentato, e qui lo possono confermare, ci sono qua in sala con me compagni delegati RSU e attivisti del Comune di Milano, lì si è sperimentato la famosa cosa della confederalità sociale e dell'atteggiamento interno del non discutere, vota. Perché si è cominciato a non fare più battaglie sindacali di un certo tipo, si è cominciato a firmare tutti i volantini con CGL, CGIL, CSA, con tutti i sindacali possibili e immaginabili, si è smesso di fare iniziative autonome. Il risultato di questa linea sindacale che lì è partita e poi è stata, come dire, si è trovata in sintonia con quella nazionale, è che gli iscritti sono collati da 1.100 a 600, che alle ultime elezioni, due elezioni della RSU, abbiamo perso complessivamente un terzo di voti. E questa linea ha fatto sì che in Regione Lombardia, che è la regione che, contrariamente a quanti molti pensano, è quella che ha il più alto numero di pubblici dipendenti, non è Lazio, non è la Campania, è la Regione Lombardia, noi abbiamo perso 2.000 voti su 8.000. Perché? Perché quando non fai più sindacato, ma la tua attenzione è fare altro, è solo, e questo che voglio arrivare, sono i lavoratori che ti lasciano. Quindi io dico a chi vuole restare dentro un'organizzazione, che non vuole uscire, perché è convinto che potrà discutere al congresso, non ha capito bene dove si trova, che se pensa di andare avanti in USB a costruire un sindacato che è utile ai lavoratori, ha sbagliato, non ha capito dove si trova, e che se invece vuole mantenere un rapporto e costruire un sindacato che serve, deve riprendere a fare le cose che si facevano,
quella sporca, anche quella più umile, ha un suo significato, perché se vogliamo ridare capacità e dignità alla parola sindacato, il sindacato è una cosa che prima di tutto cerca almeno di far avanzare sì i livelli di coscienza, ma anche di portare a casa qualche risultato. Perché invece le sette religiose esoteriche che hanno conquistato e preso questo sindacato, di questo aspetto quasi niente, non gli interessa nulla. E vado a concludere, perché le persone sono queste. Ma voi capite qual è il paradosso di gente che scrive mail e dice manda i commissariamenti che abbiamo impugnato, tanto che sono illegittimi rispetto allo statuto attuale, commissariamenti dicendo che noi siamo il sindacato di classe di massa e non si pone il problema di confrontarsi con una centinaia di delegati che rappresentano migliaia di iscritti. Ma che cazzo di sindacato di massa vuoi fare se non sei capace di parlare con quelli che sono cieli? Questi non hanno intenzione di fare il sindacato di massa, anzi secondo me non hanno intenzione né di farlo di massa né di farlo sindacato, hanno intenzione di fare altro, hanno intenzione di fare altro. Allora, chi vuole restare dentro questa piacevole giostra, io gli faccio anch'io tanti auguri e sappia dove va a parare. L'unica cosa nota positiva che posso registrare è che tra i tanti provvedimenti che ho preso, a me il commissariamento mi mancava e ho completato l'album delle figurine.